Allora ragazzi, Varese, siamo a Varese, qua c'è la Biticino davanti a me. Se vado dritto vado dentro in Varese città, io devo andare in una zona industriale con una strada un po' particolare. Particolare perché, vabbè, è stretta e vabbè, le strade strette le conosciamo. Ma la manutenzione delle strade per quanto riguarda gli alberi è scandalosa, per cui abbiamo rami da tutte le parti che vengono giù in mezzo alla strada, ti obbligano a stare in centro e qualcuno a prenderlo per forza, e quindi andiamo a vedere. Tenete conto che la strada per andare è una zona industriale dove ci sono anche aziende importanti, c'è la SKF dei cuscinetti, quindi sicuramente dei camion ci saranno, quindi cominciamo dall'entrata che è abbastanza complicata perché comunque è stretto, si entra già in curva, dai. Vediamo se qualcuno ci fa passare. Allora, cominciamo con l'entrare qua. Questo è stato gentilissimo perché sennò se li facevo passare tutti. Due macchine gialle insieme, quasi incredibile, eh? Allora, vedete, abbiamo già subito tornante strettoia, se riuscite a vederlo non lo so, qua si vedono tutti i segni dei bilici che toccano sotto, perché comunque il bilico, quando adesso qui devo fare attenzione con la coda, porca miseria, sto facendo una manovra strana perché con la coda devo fare attenzione a quando giro, perché c'erano le macchine e rischi di portartele via, quindi bisogna preoccuparsi di questa signora, che è meglio che passa così ci togliamo. E voilà. E adesso vedete, molti rami sono rotti, vengono in mezzo. Io con lo specchio, tac, preso. Qui, se arriva una macchina, sono obbligato a prenderli. Vedete? Voi magari non li sentite, io comunque continuo a sentire tutto qui. Devo fermarmi perché devo andare in mezzo e poi passare. Adesso la macchina arriverà. Vedete questo? Tac, preso. Devo stare in mezzo, obbligare a fermare le macchine dall'altra parte, perché sennò voglio farvi vedere più avanti se c'è ancora, perché qualcuno l'altra volta che sono passato di qua un camion non ha potuto fare a meno di prenderlo, perché ci siamo incrociati proprio in quel punto lì. Vedete qua, io o mi fermo, mi devo fermare perché le macchine non si fermano, quindi tocca a me farlo perché sono io, e le macchine per passare hanno dovuto andare fuori dalla carreggiata anche se io ero fermo. Scandalose, ragazzi, porca miseria, le strade, ma vabbè, non fatemi essere polemico, ma comunque con tutta la gente che non ha lavoro, ma non possiamo fargli fare questi lavori, sistemare, tenere in ordine, pulito. Manteniamo un sacco di gente a non lavorare, facciamogli fare cose utili. Qualcuno magari si incazza perché, però, non sembra una roba naturale, no? Guardate qua, cioè io siamo obbligati a fermarci in una strada dove comunque passeremmo, eh? Qua io cosa devo fare? Allora, se vado io, se non mi fermo, vai. Facciamo passare loro. Poi non capiscono per cui partono, no? Stavi fermo, uno dei due stava fermo, si faceva meno fatica. Ma niente. Eccolo qua, vedete, l'hanno preso ma è ancora lì, quel bello spuntone che viene giù, anche qui dobbiamo fermarci perché ci sono i rami. Adesso c'è il cartello, forza ragazzi, io lì devo andare nella corsia di là, devo per forza andare nella corsia di là, quindi se non si muovono, qui vedete com'è, lo prendiamo col tetto, quindi andiamo di qua. Vabbè, viva l'Italia! Vediamo dopo anche il ritorno, scarico e vediamo anche il ritorno. A tra poco, mi sembra di dover fare come l'han benedetto sulle strade, con i tombini, io lo faccio con i rami. Eccoci al secondo round e vediamo il ritorno sempre in questa bella stradina, che come vi ricordo è l'unica
l'unica con cui posso arrivare col camion in questa zona industriale. Col furgone ce ne sono altre, ma col camion si può fare solo questa. Quindi questo ramo qui, tra l'altro, è già la metà di quello che era l'altra volta, però lo prendi comunque col tetto del camion e anche di parecchio. Allora, da questa parte ce n'è un po' meno. Ce ne sono un po' meno di rami che vengono fuori, quindi vediamo un po'. Poi, anche passato magari il momento più di punta, c'è anche meno movimento. Però immagino che chi deve andare a Varese il mattino, quando anche l'uscita fuori sulla statale è decisamente brutta, poi col camion praticamente non vedi, ti devi buttare fuori. Come sempre, sperare che qualcuno si fermi. Di solito si fermano. Diciamo che è un'altra cosa. Carico, vedete l'asse alzato, per cui grossi problemi non ce ne sono, anche se comunque devo sfregare tutte le piante che ci sono, quelle non me le ha levate nessuno, Chi ci tiene particolarmente alle righe sulla cabina, vai vai vai, forza forza forza. Allora andate così poi io posso allargarmi, non potendola prendere larga la coda, anche adesso devo fare andare molto largo perché devo stare di qui. Meno male che ho su poco peso. Vedete adesso l'uscita, naturalmente non posso girare verso destra, però sono in diagonale, quindi prima devo fare attenzione a quelli che arrivano in giù naturalmente. Lo specchio lì non dico che sia inutile, ma quasi si vede veramente poco. Dopodiché io qui non vedo e adesso vado fuori sperando che non arrivi nessuno. Devo sempre ricordarmi la coda. Cioè, la parte più scomoda del guidare il camion è lo sbalzo posteriore. Quella è la parte più scomoda, perché bisogna sempre ricordarsi di non portare via qualcosa. Va bene, per questa bellissima strada varesotta è tutto, Varese città. Ci vediamo alla prossima video lamentela.